utribulus. Questi qui invece alla vostra destra sono della Val d'Agri, del Vallo di Diano, precisamente Moniterno, Lauria e Montesano. Il più giovane ve l'ho già presentato. E tutto lo spettacolo lo presenterà il professor Avagliano, che è l'organizzatore musicale. Al termine del concerto ci sposteremo nel teatro parrocchiale, dove c'è la mostra fotografica sulla zampogna, che è frutto di una ricerca del professor Antonio Tateo. Ecco, ringraziamo anche questi due organizzatori, Enzo Vagliano e Antonio Tateo. Lo scopo della manifestazione, organizzata dal nostro centro culturale Transmoneia 2000 e dall'associazione di volontariato Mediterraneo, è quello di valorizzare un fenomeno culturale che non deve assolutamente scomparire. La zampogna è uno strumento antichissimo e ci richiama una cultura antichissima i cui valori noi dobbiamo assolutamente conservare. Innanzitutto si inserisce la zampogna in un'atmosfera contadina, pastorale, che è fatta di contatto con la natura, di semplicità e anche di religiosità. Questi zampognari ci faranno rivivere questi valori e ci dimostreranno anche che la zampogna non è solo finalizzata al Natale, anche al Santo Natale, ma la zampogna riguarda un questa sfera culturale, ecco, dicevo, che dobbiamo assolutamente non perdere, anzi valorizzare. Buonasera. Io, prima di introdurre i nostri amici musicisti, vorrei che l'amico Ciro Calienta, laureato in discipline della musica, ci dica qualche parolina, giusto? Grazie, deputato Cambiani. Forse è il caso, prima di sentire la musica, di capirci qualcosa in più. Allora, molto brevemente, devo dire che questo strumento, la zampogna, è uno strumento che sicuramente risale a perlomeno 2000 anni prima di Cristo, che significa che ne ha circa 4000. E guarda caso è uno strumento che rimane così come lo vediamo, quasi assolutamente immutato. Questo è un fatto che si spiega semplicemente per la sua diretta connessione con il mondo pastorale. Il mondo pastorale in realtà non fa altro che da serbatoio, questo l'hanno studiato i sociologi più che i musicologi, da serbatoio di tutta una serie di messaggi, da serbatoio che però conserva bene, ragione per la quale il messaggio, cioè la costruzione della zampogna, una volta sedimentatosi nella cultura pastorale, che nasce lì come un frigorifero, non si è posto. La zampogna è uno strumento diffusissimo in tutta Europa, per quello che ci risulta, e ne esistono diverse tipologie in Spagna, in Francia, nella ex Jugoslavia, in Inghilterra c'è l'unico tipo di zampogna che si conosce al momento, che si riferisce al repertorio corto e per il quale si può scrivere pure la musica. Per il resto è tutta musica che viene definita di tradizione orale, cioè passata da padre in figlio oralmente. Direttamente alla musica, quindi vi presenterò per prima i nostri amici della Val d'Agri, del Vallo di Chiano. Antonio Forestiero, prego. Che è anche un sapiente costruttore di zampogne, ovviamente è un appassionato, quindi non è che lo fa a livello professionale, lo fa amatorialmente. Si prodiga per tutti gli amici a cui che fanno riferimento a lui. Il fratello maggiore Vincenzo,
Sarconi, costruttore anche lui, senza attrezzi, cioè a mano praticamente, scolpendole a colpi di coltello e direi denti, anche se ormai di denti che si avviene che ha 85 anni, faccia auguri per altri. Abbiamo Domenico Michele Cestani, di Tardiano, frazione di Montesano sulla Marcellana, e quindi siamo in provincia di Salerno. E finalmente un giovane nipote, Giuseppe Radesca, anche lui di Tardiano, attualmente militare di Albino. Ovviamente noi li abbiamo costituiti come gruppo, ma il gruppo musicale non è che solo tra di loro. Vale a dire che si accoppiano e si scoppiano, insomma, a seconda dei pezzi. Quindi ci daranno, si alterneranno tra di loro per darci una dimostrazione di quelle che sono le feste dalle nostre parti in campagna. Quindi sentiremo la coppia, che è antichissima il modo di suonare, già dall'atteggiamento capirete che i ricordi risalgono all'Auros greco. Quindi ci sarà il concertino dopo di Zampogne e Ciaramelle Viste, quindi vedremo volta per volta. Lascia a voi la scelta del primo pezzo. Facciamo partire dal più giovane, il primo pezzo. La sonata che guarda. La marcetta. Thank you.
Molisani, gruppo che noi alla stampa abbiamo presentato con la denominazione di Utricus, che significa appunto Zambogna, e non è altro che un segmento di un gruppo più ampio chiamato il Tratturo, il Scato, che quando suona esclusivamente pezzi con le Zambogne e prende il nome di Utricus. Quindi abbiamo Mauro Giaielli al canto e al Piero Ricci Zampogna, Gino Miniscalco alla Ciarabella, Ernest Carracillo all'organetto. I nostri amici adesso ci faranno ascoltare dei pezzi non solo tradizionali, ma anche da loro scritti ed elaborati, in quanto loro provengono dal mondo della musica ufficiale, quindi cioè, abbiamo questo accoppiamento tra il nostro gruppo di tradizionali e persone della cultura, del mondo della musica, che si occupano di musica etnica e che girano tutto il mondo proponendo queste nostre melodie. E ci faccio sentire bene. Penso che ha composto Piero, che è la danza di Mastro Gerardo, l'onore di un vecchio artigiano che continua a costruire questi strumenti dalle parti nostre.
specificare che noi veniamo più precisamente da Scapoli, che è considerata la capitale della Sardegna in Italia, non fosse altro, a parte la tradizione, perché lì ci sono varie associazioni che lavorano e fanno ricerca per la valorizzazione di questo strumento. E il secondo brano che passiamo a proporvi è un altro brano di nostra composizione ed è una pastorale di Natale, questo si chiama Natale Internazionale, così proponiamo questi brani per rinnovare in qualche modo il repertorio per questo strumento. Thank you.
Partiamo allora di nuovo dalle nostre parti. I nostri amici adesso di Politecno ci faranno sentire una sonata che abitualmente fanno appresso alle processioni della Madonna, in particolare la Madonna di Montano a Sarconi, che ogni settembre scende dalle colline circostanti fino al paese, accompagnata da suoni di zamboni e zamboni.
scritta da Sant'Alfonso di Liguori all'inizio del Settecento, anche se per De Liguori quasi certamente si è ispirato a musiche per tamburo preesistenti, ed è la famosa novena "Poi non esce il vino", che la troviamo così come si fa dalle nostre parti. La seconda canzone che facciamo invece racconta della strage di innocenti, ancora protagonista Gesù Bambino. È un brano che si chiama "La leggenda del lupino", e narra di come il lupino sia stato, tra virgolette, maledetto da Gesù Bambino perché non vuole aiutare la Madonna e Gesù durante la fuga da questa strage. Sono due pezzi che si differenziano totalmente anche per struttura musicale. Il primo è una classica novena piuttosto lenta, la seconda è una ballata, ha un ritmo molto più forte e cadenza. Thank you.
questo periodo festivo eseguono anche danze, si divertono, sono felici, sono contenti. Facciamo una danza nella zona dell'Alto Volturno, un pezzo su cui spesso si improvvisavano degli storici.